Buongiorno a tutti. Allora, prima di presentarvi velocemente la scuola di tricologia, volevo ringraziare Massimiliano e l'azienda Viken Pharma ovviamente per questo invito. Grazie mille, sono diventati quasi più bravi di noi ormai a organizzare gli eventi. E vi volevo ricordare solamente brevemente i prossimi appuntamenti che abbiamo in programma. Il 23 marzo avremo questo corso dedicato all'oncologia e in tricologia a Siena, presso la Certosa di Pontignano. Ringrazio la nostra presidente Fiorella Bini perché sta facendo un lavoro eccellente con l'organizzazione di questo evento, che non è banale. È un evento gratuito, accreditato ICM. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito web www.setri.it. c'è solamente da compilare un piccolo modulo di iscrizione online e poi ci potremo incontrare direttamente il 23 marzo. Il prossimo evento invece molto importante è il congresso internazionale SITRI, che si terrà dal 23 al 25 maggio a Milano. Prima del congresso si terrà un cycling tour delle Langhe e il congresso avrà una durata di circa 2 giorni e mezzo, quindi cominceremo giovedì pomeriggio. Venerdì sera ci sarà una cena di gala, sabato tutto il giorno congresso e la domenica invece, per chi vorrà partecipare, organizzeremo anche un live surgery workshop presso un San Raffaele di Milano. Stiamo ultimando il programma in questi giorni, a breve penso che in un paio di settimane lo pubblicheremo, ma vi posso già anticiparvi quelle che saranno le letture magistrali del congresso. Come vedete ci sono ospiti internazionali importanti come la professoressa Tosti, il professor Paul Rose, eccetera. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'evento le potete trovare sul sito eventi.sitri.it. Vi ricordo che entro il 1° di marzo le registrazioni sono agevolate e qui trovate non solo tutte le informazioni, vi potete registrare, potete trovare degli hotel convenzionati nella zona di Milano. Questo è il live surgery che organizziamo al San Raffaele, direttore del workshop è il dottor Tesauro. Anche qui in questi giorni oggi potete chiedermi delle informazioni se volete, è un evento molto particolare che è stato fatto per la prima volta nel 2022 a Firenze, a Prato. Lo riproponiamo adesso ed è un'occasione unica perché si terranno due interventi di chirurgia della calvizie dal vivo e poi in un'altra sala operatoria si terranno delle terapie rigenerative su pazienti veri, ovviamente trasmessi in diretta. Bene, adesso in 5 minuti proverò a presentarvi la scuola. Alzate un po' il volume, grazie, un pochino sì. Bene, cari amici, finalmente ci siamo. Proverò in 5 minuti a riassumervi il lavoro di 2 anni. Abbiamo aperto le iscrizioni 2 giorni fa, il 15 di febbraio. Spero che abbiate già ricevuto la prima comunicazione. Se qualcuno di voi si fosse domandato perché proprio oggi, la risposta è molto semplice, perché dopo 28 anni la SITRI è consapevole delle proprie forze, consapevole di essere una società accreditata, ma soprattutto credibile. E quindi riteniamo che sia venuto il momento giusto per cominciare questo nuovo progetto. La sede è un centro studi posto sulle colline di Firenze,
San Domenico, è la località vicino, molto vicino al centro di Firenze, quindi è raggiungibile in 15 minuti con il taxi dalla stazione centrale, 25 minuti dall'aeroporto, ha un parcheggio gratuito interno e non è in zona ZTL. Come vedete è una villa del Settecento immersa nel verde, poi ha delle dependance costruite negli anni 70, dove poi all'interno c'è anche un campus dove è possibile dormire, eccetera. Le aule sono tutte molto ben attrezzate, dotate di luce naturale. Un grande vantaggio sono, appunto, come vi dicevo, la possibilità di pernottare all'interno del centro studi a delle tariffe molto, molto agevolate, perché considerate che una singola costa 56 euro a notte e una matrimoniale 92, abbiamo fatto un calcolo che all'incirca su 21 giorni di formazione in presenza, se paragonate ad un hotel 4 stelle, gli studenti hanno un risparmio di circa 2.000-2.500 euro durante l'anno, che non è sicuramente poco. Oltretutto sono tariffe che sono valide tutto l'anno, alta e bassa stagione. Le camere direi che sono essenziali, è la parola giusta, ma questo rende sicuramente l'ambiente più familiare e la sensazione di essere all'interno di un campus farà concentrare gli studenti ancora di più sul percorso formativo. Un altro vantaggio è che ha un ristorante interno, una mensa con cui è possibile pranzare a 17,50 euro con un pasto completo, e queste, riassumendo, sono le informazioni principali della scuola, ovvero aperta ai laureati in medicina e chirurgia, c'è un obbligo di frequenza del 75%, le giornate in presenza sono 21, adesso vi spiegherò come, più di 25 docenti, per l'esattezza 28, accreditata ECM, perché gli studenti avranno la possibilità di ottenere i 50 crediti che sono in massimale, sapete, da Agenas annuali, un tirocinio pratico durante l'anno, adesso vi spiegherò come, e delle prove scritte e orali abbastanza rigide durante l'anno. La durata, appunto, è di un anno, con partenza a settembre e arrivo ad aprile. Sostanzialmente sono 7 moduli divisi in 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica, cominciando da settembre, di solito è l'ultimo fine settimana di ogni mese in cui bisogna venire a Firenze, e poi l'ultima data è per fare l'esame finale, che invece sarà a maggio. Ora, le date, il grande vantaggio è che voi sono già state pubblicate sul sito, quindi sono accessibili, voi potete andare sul sito www.sitri.it e trovate già le date ufficiali che vi permettono di organizzarvi con largo anticipo. L'unica cosa che ancora potrebbe subire delle piccole modifiche sono il programma durante i giorni, perché capite bene che con 28 docenti e tanti argomenti non è facile, però le date sono quelle, quindi le potete già trovare sul sito. La parte pratica, che vi dicevo, è la grande novità della scuola. Ad ogni studente ad inizio anno verranno affidati 2 tutor, un medico tricologo e un chirurgo tricologo, e durante l'anno gli studenti avranno la possibilità, appunto, di frequentare 2 giorni l'ambulatorio del medico e un giorno l'ambulatorio del chirurgo. Per concludere la mia presentazione, mi sono divertito a chattare con l'intelligenza artificiale per chiedergli una frase d'effetto per concludere la mia presentazione. Come vedete sono scritte tutte molto bene, probabilmente meglio di come l'avrei scritte io, però tuttavia mancano un po' di personalità, a mio avviso. Questo per dire che cosa? Che un giorno probabilmente l'intelligenza artificiale sostituirà le persone, se ci pensate in alcuni ambiti questo è già successo. Potrà aiutare sicuramente i medici a fare delle diagnosi migliori o aiutarli nei loro processi decisionali, ma non potrà mai sostituire i principi morali ed etici che spingono un buon medico tricologo a trovare la cura più adatta per i propri pazienti. Nel suo piccolo spero che questa scuola, attraverso il rapporto umano, e sottolineo il rapporto umano e la grande professionalità, spero che darà la possibilità di generare non solo medici tricologi preparati, ma anche consapevoli e soprattutto eticamente giusti. Vi ringrazio, io sono qua oggi, se avete delle informazioni. Mi ricordano dalla Vifenfarma che dovete lasciare le camere, perché il check-out deve essere fatto entro le 12, quindi per chi ancora non avesse lasciato la camera, vi ringrazio e ci vediamo a pranzo.